tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video con Shiloh, il cui ruolo sarà semplicemente essere bello bello in modo assurdo. Il video di oggi sarà su un argomento che vi avevo semplicemente accennato. In molti erano molto curiosi per quanto riguarda questo argomento, quindi entriamo direttamente nel vivo. Sicuramente molti di voi seguivano qualche serie TV su Netflix. Sicuramente molti di voi l'hanno seguita, hanno aspettato la nuova stagione, fino a un certo punto, fino a quando non l'hanno cancellata. Il fatto di cancellare serie TV non è una cosa troppo nuova, ma quello che sicuramente vi stupirà è che Netflix cancella delle serie TV molto frequentemente e anche molto rapidamente. Molte serie non arrivano neppure alla seconda stagione, hanno una prima stagione e poi tanti saluti. Molte serie non arrivano mai a un finale, ma soprattutto, se ci fate caso, quasi nessuna serie di Netflix riesce a superare le 4 stagioni. C'è un motivo ben preciso, secondo me, per cui le serie di Netflix raramente diventano troppo longeve, e quindi lo analizzeremo all'interno di questo video. Spero che questo video sia interessante. Se avete dei suggerimenti per quanto riguarda gli argomenti da trattare che hanno a tema il cinema, le serie TV, lo streaming, quello legale, fatemelo sapere con un commento qui sotto e io e qui il mio assistente Shiloh vi aiuteremo. Nel caso vi piacesse il mio canale, lo trovate interessante, potete sostenermi con un like, un commento, oppure ancora iscrivendovi al mio canale, oppure ancora utilizzando il mio codice. Il codice Sghiscio è un codice affiliato di Pumpling, il cui sito trovate qui sotto, e ci trovate tante magliette a tema cinema, serie TV, manga, anime, esattamente come la maglietta che state vedendo. Shiloh non è incluso. Con il codice Sghiscio avete il 20% di sconto su tutto quello che c'è sul sito di Pumpling. Quindi grazie in anticipo, in qualsiasi modo sosterrete il mio canale. Ma iniziamo subito. Oggi non so come mettere le mani, le lascio così tipo ballo del papà. Sei imbarazzato anche tu, hai ragione. Ma iniziamo immediatamente con l'argomento di oggi e andiamo direttamente nel vivo. Netflix. Se avete fatto caso, quasi tutte le serie di Netflix non vanno mai troppo in là. C'è una seconda, una terza stagione, una quarta stagione se proprio vogliamo andare, e poi tac! Le serie davvero longeve sono poche, tipo BoJack Horseman, Stranger Things, ma sono poche. La maggior parte, diciamo, che vedono un taglio ben prima. A volte hanno degli episodi speciali, ma raramente una vera e propria stagione. Insomma, non vediamo le serie Netflix che tornano per 5, 6, 7 stagioni. E c'è un motivo ben preciso. In realtà più di uno, ma andiamo un con uno per volta. Iniziamo subito dal tipo di piattaforma. Netflix si basa sul momento. Diciamo che come Netflix riesca a guadagnare è ancora un po' un mistero per molti, diciamo. Ovviamente nessuna società è obbligata a raccontare il proprio piano le proprie strategie economiche. Nessuno. In molti a Hollywood speculano su questa cosa. Io ne so meno di Hollywood, sinceramente. Quindi non è di nostra competenza. Però diciamo che il piano di Netflix in genere è beccare il momento, tentare di prendere le tendenze lì dove sono in quel momento e essere il primo. Se fate caso, molto spesso Netflix si basa su dei prodotti che sono quasi a basso costo, a parte delle produzioni davvero imponenti, tipo quella di Scorsese. In genere i prodotti che produce sono delle serie, per quanto riguarda le serie TV, l'argomento di discussione di oggi, sono molto spesso delle serie con un costo abbastanza limitato. Raramente la prima stagione di una serie TV è davvero molto costosa, e raramente, davvero molte poche volte, la prima stagione di una serie subito dopo vede il rinnovamento della seconda. Molto molto raro. È successo per The Witcher con Henry Cavill, che neppure uscita la prima stagione e già hanno rinnovato per la seconda. Il motivo? Non lo so, forse perché tutti stavamo parlando di quanto fosse figo Henry Cavill durante il trailer di The Witcher? Probabile. Io però ho visto delle reazioni un po' divise. Io che non so assolutamente niente del videogioco, mi è sembrata una cosa fighissima, perché boh, non ne ho idea, però molte persone che conoscono il videogioco erano molto 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 più freddine per quanto riguarda questo progetto, ma questo è un altro discorso. Diciamo che molto spesso, se avete fatto caso, Netflix punta il trend del momento. C'è una cosa che va di moda adesso, tac, punta lì. C'è per esempio tutto il marketing della nostalgia, che è stato pesantemente, insomma, puntato da Netflix, con progetti per esempio come Stranger Things, che è stato letteralmente il calcio d'inizio in un certo senso, non a livello cronologico, ma diciamo il progetto che ha dato maggior spinta a questo tipo di approccio di taglio e di marketing. Poi ci sono stati altri progetti, come hanno provato con Everything Sucks, che doveva puntare sugli anni 90 ma non ci è riuscito. Però diciamo che molto spesso Netflix si basa su, diciamo, dei progetti che sono un target del momento. Adesso va un trend su quella cosa, tentiamo di prendere subito il trend sul momento. Le grandi produzioni, per esempio pensate a Disney, Fox, hanno dei tempi molto lunghi di approvazione di una cosa, essendo molto
diciamo, pensate, strutturate diversamente questo tipo di società. Netflix invece sembra molto più agile, almeno da fuori, io non lavoro dentro Netflix, non lo so dire, però sembra molto più agile, quindi sembra essere qualcosa in cui il progetto riesce a vedere la luce in un tempo più limitato, quindi non 3-4 anni o 10 anni come succede per i film di Hollywood, ma magari 1-2 anni o addirittura diversi mesi. Questo fa sì che se c'è un progetto, c'è una cosa che va di moda in quel momento, riescono a essere più agili, adattarsi e creare quella cosa prima. Essere più agili vuol dire anche essere con meno budget, cioè se tu hai un progetto più economico è molto più semplice che verrà approvato e quindi vedrà la luce. Infatti, se voi fate caso, molto spesso i progetti Netflix raramente hanno un cast pieno di attori. Se noi vediamo progetti tipo, non lo so, quello di Apple TV, che in una sola serie aveva, oddio, non mi viene il nome dell'attore, l'attore che ha fatto 40 anni vergine, lui ha fatto anche Anchorman, è un ottimo attore, soprattutto ha fatto anche Beautiful Boy, però insomma, se avete capito 40 anni vergine sicuramente avete capito. In più c'era Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, quindi un cast pieno di star. Mentre invece, a parte rari progetti, i prodotti Netflix si basano su celebrità che sono o nostalgiche, quindi un po' dimenticate, senza offese, ecco, è una cosa che ha fatto anche Tarantino quando ha ritirato fuori, diciamo, John Travolta per Pulp Fiction, che all'epoca Purello era un po' caduto nel dimenticatoio. Oppure l'ha fatto anche John Waters con diverse sue star. Diciamo che lì vuol dire che costano meno. Se vai a prendere una star che non è più sulla cresta dell'onda, hai il pubblico della nostalgia, però allo stesso tempo hai una star famosa con un cachet molto più basso rispetto all'idolo del momento. Se prendi Ariana Grande ti costa un tot, se prendi, che ne so, Stacy Enrico, quella tizia che era famosa 20 anni fa per una canzone e basta, ti costa molto meno, e c'è tutta la parte della nostalgia. Diciamo che i prodotti Netflix si basano molto su questo, e se fate caso molto spesso il cast ha 1-2 attori famosi e il resto sono molto spesso attori nuovi. Infatti molto spesso ha un cast giovanissimo, ci sono molti prodotti per adolescenti, teenager, quindi attori che sono nuovi. Attori nuovi che vuol dire? Che sono possibili nuovi talenti, sia per quanto riguarda la regia, pensate ai creatori di Stranger Things, ma vuol dire anche un'altra cosa: se tu sei un professionista nuovo, per quanto tu possa essere bravo, purtroppo devi chiedere meno. Per quanto, che ne so, domani possa arrivare una tizia bravissima, pure più brava di Beyoncé, non è nessuno. Quindi se Pinca Ballina è più brava di Beyoncé, però non la conosce nessuno, viene pagata un quinto, magari gli dicono, vabbè, tu vieni a cantare Matrimonio dei miei cugino, te damo un piatto di pasta, e basta. Pure se magari, che ne so, è bravissima, più brava di Beyoncé. E insomma, dipende molto da queste cose, il cash è tutto. E tutto ciò fa la differenza. Fa la differenza perché vuol dire che io, che ho una nuova produzione, facciamo conto che io sia una produttrice per una nuova serie Netflix, posso avere dei nuovi talenti, quindi talenti effettivi, nuovi, che non hanno ovviamente tutto il loro fandom e roba del genere, che portano pubblico a prescindere, però sono dei talenti e costano meno. Facciamo la metafora del calcio: se prendiamo, insomma, dei giovani dalla parte della primavera, costano meno rispetto a fare un contratto a Cristiano Ronaldo, perché lui è Cristiano Ronaldo. Poi se magari c'è il nuovo Cristiano Ronaldo di 17 anni che è bravissimo, può essere anche più bravo di lui, però non essendo Cristiano Ronaldo, non avendo tutta una carriera così, non chiederà lo stesso prezzo. E io posso avere un talento fantastico, più giovane, per un prezzo minore, ma è meno conosciuto. Diciamo che questo è tutto il plot di Netflix, e molto spesso vale sia per, diciamo, la parte attoriale, sia per la parte produttiva. E qui arriviamo al punto: perché su Netflix poche serie sorpassano la quarta stagione? Dipende da tante cose, come vi ho detto, il target. Se Netflix si basa sulla moda del momento, il trend del momento, i trend cambiano. Quindi devi rimanere sulla cresta dell'onda, e se qualcosa diventa mezzo vecchio, tanti saluti, ciaone. Se qualcosa non va particolarmente bene, lo lasci lì al punto di partenza e vai oltre, vai su un nuovo progetto, perché tanto non ti è costato tanto e quindi ti conviene quasi iniziare su una nuova cosa da zero. Rimanere sempre sul trend ha dei lati positivi, come avete capito. Puoi intercettare immediatamente qualcosa, quindi essere il primo a portarlo al pubblico, però allo stesso tempo diciamo che le cose scadono immediatamente, vanno subito a male, passano immediatamente di moda, e così come vanno prima di moda sulla tua piattaforma,
passano di moda prima rispetto agli altri media. Quindi qualcosa con l'effetto nostalgia anni 90, se può funzionare per una serie che, non so, uscirà nel 2020, creata su Rai 1, è qualcosa di nuovo, su Netflix è qualcosa di vecchio ormai. Anche perché si rivolgono a target diversi, ma è un discorsone. Ma c'è tutto un altro problema, come vi ho detto. Pensate a Stranger Things, che è, diciamo, l'esempio più alto. Stranger Things vede degli attori estremamente di talento, sì, c'è Winona Ryder che conoscono pure le pietre, però ci sono tutti quei bambini, tutti quei ragazzini che dopo il successo di Stranger Things sono stati notati e effettivamente stanno avendo tanto successo. C'è per esempio Finn Wolf, non tenterò neppure di leggere il suo cognome semplicemente per non rovinarlo. C'è per esempio Millie Bobby Brown che sta avendo un successo gigantesco. Stanno per esempio avendo più richieste perché sono famosi, arrivano da una serie famosa, sono conosciuti e quindi sono attori di talento e famosi. Come il discorso che vi ho fatto prima di Cristiano Ronaldo con il ragazzo che era della primavera, un nuovo talento. Era bravo, aveva talento, magari era più grande, più bravo di Cristiano Ronaldo, ma non lo conosceva nessuno. Nel caso diventasse famoso, avrebbe tutto, sarebbe più bravo di Ronaldo, sarebbe il tizio del momento, la novità, e inoltre sarebbe anche famoso. E questo è esattamente quello che sta succedendo a Stranger Things. Stranger Things è una delle proprio piccole eccezioni di Netflix perché porta uno scatafascio di soldi. Porta uno scatafascio di soldi perché è diventato qualcosa di più grande. Se fate caso, Stranger Things è tantissimo merchandising. Ci sono le licenze, per esempio, date da Netflix per i vestiti, da Pull & Bear, tutte queste cose. Quindi vuol dire che sicuro dei soldi, insomma, li stanno a fa. Perché se tu vendi la licenza, un po' come si dice a Pull & Bear, per tot soldi io ti do la possibilità di fare questi film. Queste t-shirt, eccetera eccetera. Quindi insomma i soldi stanno a fa. Il problema è che se prima, diciamo, un certo tipo di cast, non essendo così famoso, potevi pagarlo a una certa cifra, dopo il successo non è più possibile, perché sicuramente scadendo il contratto oppure ci saranno delle richieste, le cose verranno messe in discussione. Se c'è una serie di estremo successo, c'è un'attrice che ha tantissimo successo, ovviamente l'attrice va lì e dice: ok, io sono la protagonista di questa serie, o mi paghi di più o io me ne vado e tu la serie senza di me non la fai. Che fai? La prendi, la sostituisci con la prima che capita? Il pubblico potrebbe non prenderla bene, potrebbe non apprezzare, potrebbe essere un flop. E quindi che cosa fanno? Sono legati, o non fanno più la serie, oppure devono pagare di più. Quindi i costi aumentano e tutte queste cose. Questo è il motivo per cui le serie non vanno tanto in là, a parte pochi rari esempi su Netflix, perché i costi aumenterebbero e quindi andrebbe contro a tutto il meccanismo che è la piattaforma. Quindi se la vostra serie viene cancellata dopo 3-4 stagioni, non è colpa della serie, è diverse cose, è un po' anche il metodo produttivo. Però potrebbe essere che magari o la serie non ha avuto successo, oppure i protagonisti hanno avuto parecchio successo e magari potreste vederli altrove. Ma questo era tutto, vi è chiaro? Nel caso non fosse così, fatemelo sapere con un commento qui sotto, perché la mia batteria sta morendo e tenterò di essere più chiara. Spero sia stato un video interessante, così fatemelo sapere con un like, un commento. Grazie mille per sostenere il mio canale, c'è Shiloh che mi sta dando i baci. Grazie davvero per sostenere il mio canale, per darmi dei suggerimenti, e noi ci vediamo al prossimo video.